Buonasera. Non so se sono in linea. Sto aspettando un segnale dalla direzione che mi dicano se sono in linea oppure no. Per ora non vedo questo segnale. Sta guardando o sta anche sentendo, Alessandra? Stanno anche sentendo? C'è anche Enrico. Va bene, allora Enrico e Anna stanno guardando, quindi direi di essere tranquilla, che è tutto a posto. Spero anche che mi sentiate bene. Questa volta mi sono rifornita della cuffia, quindi spero che non ci siano problemi. Vedo che vi state collegando, vi ringrazio tutti. Benvenuti, intanto sono molto contenta di partecipare di nuovo a questa diretta dove parliamo dei grandi iniziati. Abbiamo cominciato prima dell'estate parlando di vari personaggi e poi abbiamo ripreso dopo la stagione estiva e il mese scorso abbiamo parlato di un personaggio che amo molto, che è Carl Gustav Jung, del quale abbiamo raccontato la vita e tutte le attività, anche il suo interesse per le tematiche esoteriche e per il suo coinvolgimento diretto. Jung era anche un sensitivo notevole, per via naturale proprio, così lo era tutta la sua famiglia. E oggi parleremo invece di Roberto Assaggioli, che con Carl Gustav Jung ha molta attinenza. Oltre che sono stati amici, erano entrambi molto interessati alle tematiche spirituali ed esoteriche. E quindi quando si incontrarono, perché entrambi erano psichiatri, si incontrarono in Svizzera, una famosa clinica psichiatrica dove entrambi studiavano. Jung era un po' più anziano, di 13-14 anni più anziano di Assaggioli, però si chiamavano fra di loro fratello, c'è una bella corrispondenza fra di loro e quindi Assaggioli, per chi non lo conosce, si dice è lo Jung italiano, nel senso che è molto su quella linea. Roberto Assaggioli è conosciutissimo all'estero, conosciuto in Italia, ma secondo me la conoscenza di lui deve ancora crescere, deve crescere perché è un uomo che ha moltissime cose da dire. È molto vicino al nostro tempo perché è nato nel 1888 ed è morto nel 1972, quindi diciamo quasi 30 anni, quasi 50 anni fa, però diciamo che parlando in termini di scienza non sono moltissimi anni e poi Assaggioli deve ancora essere conosciuto dal grande pubblico, anche se molte delle sue intuizioni, molti dei suoi pensieri sono filtrati in altre correnti psicologiche, anche se poi magari non ci si ricorda di lui, è bene ricordarlo. Io ricordo che mi occupai di Assaggioli perché un po' di tempo dopo il centenario, cioè nell'inizio degli anni 90, una rivista, mi pare Rizza, mi chiese di fare una biografia, di scrivere una biografia di Assaggioli. Allora io andai a Firenze, che l'istituto di psicosintesi da lui fondato è a Firenze, e chiesi lì se avevano un po' di materiale biografico su di lui. In realtà non c'era quasi niente, c'era un foglio ciclostilato, mi ricordo, con delle piccole notizie biografiche su di lui fondamentali, proprio molto schematiche. E poi c'era una tesi di laurea di uno studente che si chiama Berti, fatta molto bene, però si fermava quando Assaggioli aveva 22 anni. Dopo lui ne ha vissuto fino a 86 anni, quindi ha vissuto altri 64 anni, quindi di biografico di lui non c'era molto. Quindi io mi affidai ai ricordi, a quello che mi dicevano le persone che incontrai lì, e poi delle cose scritte da lui su alcuni libri, poi su riferimenti su altri libri, e scrissi questo articolo. E mi lamentai in un certo senso, mi stupì che non esistesse un testo biografico su di lui. E allora, vedendo che ero così appassionata, mi ero così appassionata a questo personaggio, lì all'Istituto di Psicosintesi mi disse: ma perché non la scrivi te una biografia di Assaggioli?
E è andata così, è andata a finire che l'ho scritta io. Io ho avuto la fortuna di poter intervistare tutti i suoi ultimi allievi, tutti i suoi allievi degli ultimi anni, anche tante persone che l'hanno conosciuto, dall'inquilino alla cameriera, al grande scienziato che aveva rapporti con lui, persone di tutte le razze. E io ho fatto su di lui questa biografia che è uscita un po' diversi anni fa. E dopo ve la rifarò rivedere perché dovremo commentare questo disegno di questo uovo cosmico, che è diciamo, la sintesi della sua psicosintesi. Allora, chi è stato Roberto Saggioli? Roberto Saggioli è stato uno psichiatra, medico, psichiatra, psicoterapeuta. Lui è il padre della psicosintesi, che in certo senso si contrappone alla psicoanalisi come termine, ed è un uomo che ha avuto degli interessi vastissimi, non soltanto in campo psicologico e psichiatrico, ma anche in campo filosofico, esoterico, letterario, e che ha portato avanti un discorso di psicoterapia che sviluppa gradualmente la personalità umana, che rende l'uomo veramente quello che dovrebbe essere, che tira fuori dall'uomo tutte le potenzialità. Quindi una psicoterapia proprio per tutti, anche per i sani. Ecco, questa è la grande novità di Assaggioli, cioè lui ha parlato anche per le persone sane, per aiutarle a evolvere in maniera armonica, in maniera semplice, chiara e armonica, forse è la parola più giusta, le proprie potenzialità e diventare individui ben ancorati nella vita di tutti i giorni, ma anche rivolti verso l'alto, cioè attenti alle istanze psicologiche e spirituali. Lui faceva un esempio che è molto eloquente, ne ha fatti tanti di esempi eloquenti e semplicissimi da capire, perché lui voleva farsi capire da tutti, non soltanto dai colleghi, dagli scienziati. Lui paragonava l'essere umano a un albero e diceva come l'albero deve essere ben radicato per terra, avere le radici sprofondate in terra per poter stare in piedi, resistere alle intemperie, al vento, eccetera. Così deve avere i rami voltati verso l'alto, cioè queste devono essere le caratteristiche dell'uomo. Bene ancoraggio alla terra perché la vita deve essere vissuta fino in fondo, e però anche lo sguardo rivolto verso l'alto per stare attenti anche alle istanze superiori e spirituali. Questo è, diciamo, detto in parole poverissime, il nocciolo del suo insegnamento. Come è arrivato lui a tutto questo? È stato intanto precocissimo perché molto presto, lui a poco più di 20 anni, aveva già chiare moltissime cose. Dunque, lui è conosciuto come Roberto Assaggioli di Firenze. In realtà lui non si chiamava Assaggioli e non è di Firenze perché nacque a Venezia e si chiamava Roberto Greco. E i genitori erano ebrei, lui rimase formalmente ebreo per tutta la vita, però era un grande rispetto per la tradizione ebraica, però era al di là di tutte le religioni, nel senso che aveva una visione talmente ampia che difficilmente inquadrabile in una sola religione, aveva rispetto per tutte e rimase formalmente legato alla sua, però aveva appunto questa visione molto più ampia. Lui rimase orfano di papà a 2 anni e la mamma dopo poco si risposò perché il bambino appunto ebbe bisogno di un ricovero ospedaliero, e in ospedale la mamma conobbe un medico, appunto Assaggioli, si chiamava Alessandro Assaggioli, che curò il bambino. E poi si sposarono, non ci furono altri figli, e questo Assaggioli, che era un uomo anche molto benestante, fu un padre straordinario per Roberto Assaggioli, tant'è vero che per Roberto Greco, tant'è vero che poi lui nel tempo fu affigliato, fu adottato dal marito della madre, e nel tempo lui scelse di usare il nome del padre acquistato, per riconoscenza anche nei confronti di lui, perché fu veramente un papà straordinario. Fu uno studente, uno scolaro, anzi prima uno scolaro molto, molto precoce, molto veloce, imparò moltissime lingue quasi spontaneamente, parlava perfettamente il tedesco, l'inglese e il francese, pieno di interessi fin da ragazzino, si diplomò la licenza liceale ad appena 16 anni. E a quel punto, allora si poteva andare all'università a 16 anni, a quel punto la famiglia, cioè la mamma e il papà adottivo, decisero di trasferirsi a Firenze. Perché a Firenze? Perché lì c'era la scuola di medicina più importante d'Italia, la più prestigiosa d'Italia. Quindi per consentire al ragazzo di frequentare questa scuola, la famiglia nel 1904, quando appunto lui aveva 16 anni, si trasferì a Firenze. E lui frequentò medicina, dimostrando
subito interesse per le tematiche psicologiche, psichiatriche e filosofiche, più che per le materie organiche, che pure ovviamente frequentò, ma il suo interesse andò molto presto in questa direzione. A Firenze poi trovò anche un ambiente letterario che fu molto stimolante per lui, perché era operativo in quegli anni a Firenze niente meno che Giovanni Papini, che aveva qualche anno più di lui, solo 5-6 anni più di lui, col quale fondò una rivista famosa, il Leonardo, alla quale collaborava anche Prezzolini. Quindi lui in quegli anni frequentò un ambiente letterario molto, molto elevato e molto interessante. E si interessò poi anche di moltissime cose. Lui non soltanto si interessava di queste cose di cui abbiamo parlato, quindi medicina, psicologia, psichiatria, filosofia, eccetera, ma si interessava per esempio anche di filosofie orientali, di teosofia, questa famosa corrente che era stata fondata nell'Ottocento, che ha fatto conoscere nell'Occidente tutte le dottrine dell'Asia, le dottrine filosofiche indiane soprattutto. Tutto il patrimonio dottrinale dell'India, che era stato praticamente dimenticato, la teosofia lo riportò in Europa. E lui era aderente alla Società Teosofica, anzi, la Società Teosofica ebbe per parecchio tempo la sua sede in casa sua, soprattutto quando vivevano a Roma. Quindi lui si interessava appunto di dottrine orientali, di meditazione, di tutte queste cose. Era vegetariano, come sono spesso gli indiani. Quindi è un ragazzo di tantissime potenzialità e di tantissimi interessi, molto intelligente. E come dicevo prima, molto presto lui mise a punto proprio il suo pensiero, si laureò con una tesi che ottenne con difficoltà, per la verità, sulla psicoanalisi di Freud. Lui fu uno dei primi ad accettare la psicoanalisi di Freud. Il famoso libro dei sogni, Interpretazione dei sogni di Freud, era uscito nel 1900, quindi pochi anni prima, e aveva suscitato molto interesse ma anche tante polemiche. Invece a Saggioli lo accolse, anzi andò, siccome parlava molto bene il tedesco, andò in Svizzera dove c'era un istituto, l'Istituto Albur Kölzli, questo famoso ospedale dove era attivo anche Jung. Anche Jung è stato, per le lingue tedesche, è stato forse il primo ad accogliere le dottrine di Freud, per poi separarsene in seguito, come abbiamo spiegato l'altra volta. Lì al Burghölzli, a questo ospedale psichiatrico, a Saggioli conobbe Jung, fece con lui molta amicizia, come accennavo prima, e discussero molto anche appunto delle dottrine psicoanalitiche, che per l'epoca rappresentavano una grandissima novità. E a Saggioli addirittura ottenne con fatica dal suo docente, dal suo relatore, la possibilità di laurearsi con una tesi sulla psicoanalisi. Però abbastanza rapidamente, come era poi successo anche a Jung, se ne distaccò, ma lo fece molto educatamente, senza mai tagliare i ponti. Cioè, la sua dottrina era più ampia, da quello che ho detto prima si doveva capire. Freud ha fatto un lavoro gigantesco per indagare l'inconscio, per indagare tutto quello che ha scoperto. Però Freud si era occupato di questo, poi più avanti diremo anche a che livello, si era occupato di questi aspetti dell'inconscio, tirando fuori tantissime dottrine che non erano conosciute prima. A Saggioli, come anche poi farà Jung, va oltre. Per esempio, questo interesse quasi esclusivo di Freud sulla sessualità, indagandone soprattutto gli aspetti istintivi primitivi, diciamo così, ad Assagioli non bastava. Lui parlava anche delle manifestazioni più sublimi, più dolci, più tenere dell'amore. Quindi aveva un'altra visione, una visione più ampia. Poi aveva tutti questi interessi spirituali che Freud non aveva fatto in tempo, certamente, aveva talmente impegnato le scoperte che aveva fatto. Non ha fatto in tempo ad occuparsene. Comunque, poco per volta lui prende un po' le distanze da Freud, pur continuando a rispettarlo moltissimo, e porta avanti, comincia a portare avanti il suo pensiero che contempla tutti gli aspetti che vi dicevo prima. Tant'è vero che il pensiero di Assaggioli ha contribuito a fondare la psicologia umanistica e anche la psicologia transpersonale. Quindi è veramente stato un precursore, un iniziatore veramente grandissimo. Lui si laurea quindi in psicoanalisi e poi fonda una rivista che è stata la prima in assoluto, la prima rivista di psicologia che è stata fondata, che
che si chiamava Psiche, la fonda nel 1912, lui si era laureato da qualche anno, aveva cominciato già a lavorare, a ricevere pazienti, eccetera, e questa è stata in assoluto la prima rivista di psicologia che sia stata ideata, inventata, e che la portò avanti fino al 15, cioè fino allo scoppio della guerra. E qui si avvenne proprio il passaggio dalla psicoanalisi di Freud, dalla quale lui era partito, alla psicosintesi, che è il suo pensiero. Quindi si può dire che nel 12-13 il suo pensiero, che lui era giovanissimo, 24-25 anni, il suo pensiero in gran parte era definito con tutti questi interessi, tutte queste aperture, tutto questo lavoro per tirar fuori dall'uomo le sue potenzialità a tutti i livelli, che abbiamo detto prima e che poi spiegheremo anche meglio dopo. Nel 1915 scoppia la guerra e lui, come ufficiale medico, presta servizio. Uno dei suoi allievi mi ha raccontato, lui era pacifista, era assolutamente contro ogni tipo di guerra, però era anche un personaggio che non voleva destare scandalo, non voleva dare disturbo a nessuno, per cui si era fatto da solo con del sapone, si era fatto una pistola e l'aveva dipinta di nero, quindi dava l'impressione di essere armato pur non essendolo. E lui diceva che con quello non avrebbe mai potuto far male a nessuno, anche se qualcuno lo avesse aggredito, lui era sicuro di non poter far male. E in questo episodio c'è moltissimo di lui, proprio il rispetto per tutti, non voler andare contro nessuno, non voler disturbare nessuno, però mantenendo ben saldo il suo punto di vista e non discostandone assolutamente. Quindi lui si era rifornito appunto di questa pistola che certamente non poteva sparare, però sembrava che potesse sparare. Degli anni della guerra non si sa moltissimo, se non che appunto si prestò servizio. Si sa anche che ci fu un primo matrimonio con una ragazza americana che poi fu sciolto molto rapidamente, il matrimonio quello che durò poi tutta la vita venne in seguito. Dopo la guerra riprende tutte le sue attività e comincia ad essere noto, si sposa anche dopo la guerra con questa signora con la quale ebbe una vita felice, fu un ottimo matrimonio ed ebbe un figlio, Ilario, che un unico figlio, Ilario, che purtroppo morì dopo la seconda guerra mondiale. E nel 26 il suo pensiero, il suo lavoro è talmente progredito che lui fonda l'Istituto di Psicosintesi, così si chiama e così ha continuato a chiamarsi, e si trasferisce a Roma. E si trasferisce a Roma perché questo non è chiarissimo, però si può ipotizzare che rispetto a Firenze, che allora era una piccola città, Roma era una città più vasta, più grande, dove aveva modo forse di meglio sviluppare il suo pensiero e di farlo conoscere. Infatti, certamente così fu, perché lui a Roma ha svolto un grandissimo lavoro. Io ho parlato con persone che l'hanno conosciuto, per esempio col professor Servadio, il professor Servadio non c'è più anche lui da molti anni. Il professor Servadio è stato un famoso psicanalista, però in quegli anni anche lui era a Roma e frequentava Saggioli, poi varie altre persone con le quali ho avuto l'occasione di parlare, persone anziane che adesso non ci sono, però all'epoca in cui cominciavo a occuparmi di Saggioli, cioè seconda metà degli anni Ottanta, dopo il libro è seguito dopo un po' di anni, però il lavoro per scriverlo ha richiesto un certo tempo anche per individuare tutte le. Tanto per prepararmi io, individuare tutte le persone che l'avevano conosciuto, intervistarle e così via. E quindi questi anni della prima della guerra furono veramente attivissimi. A Roma lui era conosciuto come il medico che faceva i miracoli, nel senso che la gente andava da lui soprattutto per problemi psicologici, psichiatrici, di depressioni, di scontentezze e così via, ansie e così via. E lui le guariva, diceva, era la sua persona, era lui che era la medicina, era la vicinanza sua. Poi ho parlato con tanti, appunto, che mi sono stati vicini fino alla fine. Mi diceva, era la vicinanza sua che aiutava le persone a star meglio. E mi ricordo che ho parlato, per esempio, quando preparavo questo libro, con una sua inquilina, perché lui poi, quando tornò a Firenze dopo la guerra, poi lo diremo. Comprò questa bellissima villetta che è all'inizio di via San Domenico. Via San Domenico è quella che da Firenze porta verso Fiesole, quindi sulle colline, un bellissimo posto. E in questa villetta aveva sede, lui abitava, e era abbastanza grande, abitava, c'era l'istituto di psicosintesi, quindi lo studio, eccetera, e c'era anche un inquilino o due, l'ultimo piano. E c'era questa signora anziana che ho conosciuto, deliziosa, che mi ha raccontato che tutti i mesi
andava da Roberto Saggioli a pagare l'affitto e lei preferiva pagarglielo tutti i mesi perché era tanto piacevole la mezz'ora che passava con lui che l'affitto lo pagava con entusiasmo perché lui le concedeva questa mezz'ora di chiacchiere. Era un personaggio, me l'hanno descritto tutti, tanto me l'hanno descritto che mi sembra quasi di averlo conosciuto, molto amorevole, molto attento ad ogni cosa, molto attento alle persone ed era proprio il medico. Il classico medico che ti fa star bene, basta che lo vedi. Lui aveva un modo, mi hanno detto tutti, talmente affettuoso, empatico di accogliere le persone che le faceva star meglio. Diceva delle cose semplici ma molto profonde. Lui voleva farsi intendere da tutti, non voleva, come dicevo anche prima, soltanto farsi capire dai colleghi. Soprattutto questi ricordi sono di quando lui è tornato a Firenze, quindi dopo la guerra. Dopo la guerra. Il periodo della guerra fu molto, molto difficile per lui, dunque il suo istituto fu chiuso anche perché lui era ebreo, poi non solo era ebreo ma aveva contatti internazionali, quindi l'istituto fu chiuso prima della guerra nel 1933 quando il fascismo cominciò ad imporsi, il fascismo non vedeva molto di buon occhio né gli ebrei, come sappiamo purtroppo, né i contatti internazionali, quindi l'istituto fu chiuso e fu riaperto solo dopo la guerra, appunto quando lui tornò a Firenze e addirittura durante la guerra, cioè nel 42-43, Roberto Saggioli fu in prigione per un mese con l'accusa di pacifismo, che è un'accusa quasi assurda, ci sembra al giorno d'oggi, per cui fu un mese a Regina Coeli, a Roma, mese d'agosto, un mese caldissimo, afoso, e lui era lì e dovette passare questo mese, non sapeva quanto. Ci sarebbe rimasto, se vi volevo leggere una cosa che lui scrisse, che io ho trovato, faccio un piccolo passo indietro, quando scrivevo la sua biografia, all'Istituto di Firenze mi permisero di stare nel suo studio. Il suo studio era è rimasto tale e quale come era lui, una piccola stanza, diciamo 3x3, la finestra dava sulle colline di Fiesole, quindi una visuale bellissima. C'era questa scrivania con tutte le sue cose rimaste tale e quali, un vaso con sempre una rosa, la rosa è il simbolo della psicosintesi ed è anche l'oggetto di una famosa meditazione di Assaggioli. Poi aveva lì sempre sulla scrivania una barchetta, un veliero con le navi spiegate, piccolino così, un soprammobile, che lui è voltata sempre verso la finestra. Perché lui diceva che bisogna essere sempre pronti a rimettersi in viaggio, a partire, a ricominciare, quindi erano questi simboli. Poi aveva delle fotografie di maestri orientali ai quali lui era devoto, e poi c'erano tutte queste scaffali intorno, pieni di libri, quelli che lui amava, e di cui lì si può apprezzare la vastità del suo pensiero, c'erano libri in tutte le lingue, di tutti i tipi, di letteratura, di filosofia, di dottrine orientali, un po' di tutto. E poi c'erano delle buste con dentro un sacco di foglietti suddivisi per tema, cioè la busta dove c'era scritto per esempio filosofia, parapsicologia, viaggi, così. E questi erano tutti fogliettini, lui scriveva su qualunque cosa, quando gli veniva un'idea scriveva qualcosa su dei piccoli fogli, tipo il retro delle buste, il coso della spesa, in tutte le lingue, a seconda di come la lingua gli pareva adatta al pensiero che doveva sviluppare. E quando lui è morto, di questi fogliettini ne sono trovati delle montagne un po' dappertutto. E allora Piero Ferrucci, uno dei suoi allievi più cari, dei più giovani, li ha sistemati tutti in buste, in cartelle, a seconda del tema. E mi permisero di guardare, quindi non erano stati ancora pubblicati, e mi permise di, permisero di guardare queste cose, di stare lì, fu una bellissima esperienza, devo dire, di stare lì con questi foglietti di Assaggioli per le mani. E lì trovai anche un foglio che si chiamava Libertà in prigione, che poi è stato pubblicato nel mio libro, poi anche altrove naturalmente, e dove lui fa i commenti di questo periodo che lui ha dovuto trascorrere in prigione, è stato un mese, ma avrebbe potuto essere anche di più, in questo mese afoso, e non sapeva, l'accusa era abbastanza assurda, diciamo pure la verità. E allora, adesso scusate che sto cercando, perché ho messo in un libro, ecco qua, vi volevo leggere appunto. Allora dovrebbe essere la pagina 55, ecco qua.
Allora, lui in questo suo testo, che ha scritto una volta uscito dalla prigione, spiega il suo atteggiamento nei confronti di questa prigionia, di questo periodo abbastanza lungo, insomma, che avrebbe anche potuto essere più lungo, in cui lui rimase in carcere. E dà degli insegnamenti che io tante volte ci penso e che soprattutto in questo periodo di lockdown mi sembrano particolarmente adatti. Quindi state attenti alle cose che lui dice perché sono veramente straordinarie. Mi resi conto, si chiama il testo Libertà in prigione, che sembrano due parole completamente opposte, e invece spiega che è così, che lui in prigione ha avuto molte libertà, si è sentito libero. E dice, per esempio, è più lungo il testo, ma dico, leggo la parte essenziale. Mi resi conto che ero libero di assumere un'attitudine o l'altra nei confronti della situazione, di darle un valore o un altro, di utilizzarla o meno in un senso o nell'altro. Potevo ribellarmi, oppure sottomettermi passivamente, vegetando, oppure potevo indulgere nel piacere dell'autocommiserazione e assumere il ruolo di martire, oppure potevo prendere la situazione in maniera sportiva e con senso dell'humor, considerandola come una nuova e interessante esperienza. E qui lui usa il termine, mette tra parentesi, Erlebnis, che è un termine tedesco che non ha una traduzione in italiano, vuol dire sì esperienza, però un'esperienza di vita, un'esperienza che segna profondamente la vita. Dentro si chiama Erlebnis, dentro c'è la parola Leben, vita. Quindi lui usa questa parola perché gli sembra la più adatta. Potevo fare una cura di riposo o un periodo di pensiero intenso o su questioni personali, riflettendo sulla mia vita passata o su problemi scientifici o filosofici, oppure potevo approfittare della situazione per sottopormi a un training delle facoltà psicologiche e fare esperimenti psicologici su me stesso, o infine potevo considerarlo un ritiro spirituale. Capii che dipendeva solo da me capire che ero libero di scegliere una o più di queste attività e atteggiamenti, che questa scelta avrebbe avuto effetti precisi e inevitabili, che potevo prevedere e dei quali ero pienamente responsabile. Nella mia mente non c'era dubbio alcuno circa questa libertà essenziale e potere, nonché dei privilegi che mi si offrivano e della mia responsabilità verso me stesso, gli amici e verso la vita. Quindi lui spiega, dopo spiega tante altre cose, quindi se leggerete questo libro o altri testi lo troverete, però fondamentalmente appunto lui dice, in prigione magari un altro si sarebbe messo a lamentarsi, ad autocommiserarsi e avrebbe trascinato questo mese in maniera inattiva, sentendosi una vittima. Invece lui no, lui dice: io sono libero di scegliere, io posso farne una cura di riposo, posso riflettere su me stesso, posso pensare al mio lavoro futuro, posso farne un training, posso fare ginnastica, posso fare qualunque cosa. Quindi lui afferma che in qualunque situazione è possibile assumere l'atteggiamento giusto e sfruttare la situazione nel modo migliore. E questo è, secondo me, in questo periodo di lockdown, dove molti di noi, soprattutto gli anziani che non hanno più un'attività, sono costretti in casa, è molto giusto riflettere su questo che lui ha detto, di questa libertà che noi possiamo avere anche stando noi stessi. Faccio adesso un piccolo riferimento alla situazione attuale, cioè portare a termine cose che non avevamo fatto, leggere dei libri che non avevamo ancora avuto il tempo di leggere, provare nuove ricette, fare la ginnastica, sentire la televisione, possiamo fare tante cose, ma non dobbiamo intristirci e non dobbiamo neppure sentirci vittime di questo, cioè non stiamo collaborando a un progetto, ecco, in questo periodo. Lui è un insegnamento di Assagioia. Noi stiamo collaborando a un progetto che ci porterà fuori da questo problema. E quindi assumiamo l'atteggiamento che Assagioli assunse. Per me è un atteggiamento veramente molto, 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 molto importante. E siamo arrivati alla fine della guerra. Assagioli ritorna a Firenze, porta a Firenze il suo istituto di psicosintesi. E nel periodo post-bellico, lui ebbe ancora una trentina d'anni, è un periodo più ricco per lui, dove raccoglie anche i frutti, dove trova gli allievi, quelli che poi hanno portato avanti il suo discorso, eccetera. Periodo anche di dolore perché l'unico figlio, Ilario, muore poco dopo la guerra perché era malato di tubercolosi. Durante la guerra era stato alla macchia col padre,
perché il padre era ebreo e quindi era considerato anche ricco, erano andati nella campagna della mamma, e la mamma aveva una campagna in Toscana, quindi erano andati lì e avevano condotto una vita alla macchia, nascondendosi, quindi non si era potuto curare, né avere molto cura di se stesso. E quindi questo ragazzo muore prima che arrivasse la penicillina. La penicillina, Saggioli riuscì ad averla, muore subito dopo la guerra, riuscì ad averla attraverso amici, ma la malattia di Ilario era già troppo avanzata, quindi potete immaginare la sofferenza. Questo unico figlio, fra l'altro, era un ragazzo straordinario, sono rimaste di lui delle poesie, delle prose, dicono che lui avesse capito che doveva morire, aveva 27-28 anni quando morì. Era veramente un iniziato anche lui, certamente aveva preso dal padre. Negli anni di... comunque diciamo che il buon rapporto che c'è fra i coniugi, tra Saggioli e sua moglie, li aiuta entrambi ad andare avanti e a riprendere le redini della loro vita. Saggioli in questi anni a Firenze si è conosciutissimo, tiene nella sua villetta delle conferenze pubbliche aperte a tutti, e dicono tutti che era una straordinaria esperienza andare a queste conferenze, perché lui si faceva intendere da tutti, quindi c'era, a sentirlo, la Sartina e c'era il professorone, il cattedratico, perché era molto conosciuto e anche era conosciuto per il fatto che la sua porta era sempre aperta e che alle conferenze lui diceva cose che andavano bene per tutti, proprio per la crescita interiore delle persone e per la loro evoluzione. Questo era veramente lo scopo della sua vita, cioè fare evolvere l'essere umano e renderlo migliore. E alla fine lo scopo vero della sua vita, lo si è capito poi alla fine, era contribuire alla creazione di un'umanità migliore, perché lui diceva che l'umanità è fatta di singole persone. Se io riesco a migliorare il singolo, a far capire al singolo come si dovrebbe vivere, come deve contribuire alla vita dell'umanità, migliorerà anche tutta la società. E questo è un discorso verissimo. Se ognuno migliora, migliora anche tutto l'ambiente intorno. Se ognuno fa il suo dovere, migliora anche l'ambiente intorno. Questo era lo scopo ultimo della sua vita. Una cosa che gli stava anch'essa molto a cuore era far sì che la gente non fosse scontenta di quello che faceva. Questa è una cosa che anche adesso la si ritrova molto spesso, la scontentezza, magari anche invidia sociale, senso di inadeguatezza. Allora lui, che mi diceva era un grande narratore di leggende, di fiabe, di parabole quasi. Ne ha una bellissima che a me è sempre piaciuta tanto e che vi posso leggere, ecco, ce l'ho qui, 116, potrei anche dirla io perché la conosco molto bene, però preferisco, se trovo cosa, di leggerla, perché le sue parole molto precise sono più... Allora, questa è una parabola che anche questa vi invito a tenerla presente sempre. Specialmente se avete l'impressione che il vostro lavoro, qualunque esso sia, la vostra posizione sociale, qualunque essa sia, non siano adeguati, quindi non ne siete contenti e aspirereste a qualcosa di più, cosa che prima o poi capita a tutti, però cerchiamo di avere il senso delle proporzioni e di essere contenti di quello che c'è. Lui raccontava questa parabola, che io non so se sia sua, se l'ha inventata lui o se l'ha ripresa da qualche parte, però è straordinaria. E la parabola è questa. Si chiama I tre tagliapietre. Un visitatore entrò nel cantiere dove nel Medioevo si stava costruendo una cattedrale. Sapete quei grandi cantieri che duravano decenni, se non secoli, dove si costruivano le grandi cattedrali che adesso ornano le nostre città. Incontrò un tagliapietre e gli chiese: "Che cosa stai facendo?" L'altro rispose con malumore: "Non vedi? Sto tagliando delle pietre." Così egli mostrava che considerava quel lavoro increscioso e senza valore. Il visitatore passò oltre e incontrò un secondo tagliapietre e anche questo chiese che cosa faceva. "Sto guadagnando da vivere per me e la mia famiglia", rispose l'operaio in tono calmo, mostrando una certa soddisfazione. Il visitatore proseguì. E trovando un terzo tagliapietre gli rivolse la stessa domanda. Questi rispose gioiosamente: "Sto costruendo una cattedrale." Egli aveva compreso il significato e lo scopo del suo lavoro, si era reso conto che la sua opera umile era altrettanto necessaria quanto quella dell'architetto
e quindi in un certo senso aveva lo stesso valore della sua. Perciò eseguiva il suo lavoro volentieri, anzi con entusiasmo. Io trovo una parabola veramente straordinaria, cioè per fare la stessa cosa uno si dimostra scontento ritenendo che sia un lavoro umile, quell'altro si dimostra abbastanza soddisfatto perché comunque questo lavoro gli consente di mantenere, di vivere, di mantenere la famiglia, il terzo addirittura entusiasta perché dice sto costruendo una cattedrale, le pietre che sto tagliando sono indispensabili per costruire la cattedrale. Allora Arzagioli commenta: ricordiamo l'esempio di quel saggio operaio, riconosciamo e restiamo sempre consapevoli che per quanto le nostre capacità sembrino limitate, per quanto sembrino modeste e umili le nostre mansioni, in realtà siamo particelle della vita universale, partecipiamo allo svolgimento del piano cosmico, siamo collaboratori di Dio. In questo modo potremo accettare ogni situazione, svolgere ogni compito volonterosamente, lietamente, con costante buon umore. E lui spiega, adesso qui, anche qui dico soltanto alcune, leggo soltanto alcune cose, spiega come questo discorso dei tre tagliapietre si possa applicare a qualunque lavoro che si fa. Per esempio, lui teneva molto agli studenti, alla gioventù che crescesse sana, che crescesse piena di entusiasmo. Per esempio, diceva di trasferire questa parabola ai giovani, agli studenti. E lui scrisse un testo che si chiama Educare l'uomo domani, dove troviamo un esempio di questo possibile trasferimento. Per esempio, chiedere a uno studente universitario: che cosa fai? E le risposte possono essere: mi preparo a un esame, così molto indifferente, oppure una seconda: studio una scienza che mi piace, quindi già più soddisfatto. Terza risposta, quella auspicabile: mi preparo a costruire un mondo migliore. Quindi è la stessa cosa, cioè lo studente può affrontare il suo esame con tre consapevolezze diverse. La prima solo per superarlo e per andare avanti, perché è il suo compito, quindi lo fa, ma senza particolari entusiasmi né aspettative. La seconda: sto studiando una materia che mi piace, quindi è già un atteggiamento più dinamico, più entusiasta. E la terza: sto preparandomi a costruire un mondo migliore. Cioè, con questo studio che sto facendo, mi creo le competenze per contribuire a creare un mondo migliore. Quindi questo è, anche questo è bellissimo. E così si può fare in tutti i tipi di attività che possiamo svolgere, perché creare un mondo migliore, diceva Saggioli, è lo scopo ultimo della psicosintesi. La psicosintesi vuole rendere, mettere l'uomo in grado di creare un mondo migliore, cominciando da lui stesso. E quindi si rivolge quindi la psicosintesi sia alla persona, in quel momento, quello che sta facendo in quel momento, e sia anche alla società, cioè il lavoro che noi svolgiamo è un lavoro che è non soltanto per noi, ma anche per la società. Il discorso di Assaggioli, cioè che cosa è la sua psicosintesi, la si può capire considerando questo esempio dell'uovo cosmico. Ecco qui, la copertina del mio libro non è tanto per farvi vedere il libro, ma per tenervi sott'occhio quest'uovo. Questo è un bellissimo simbolo, quello dell'uovo cosmico, che è quello, l'immagine alla quale Assaggioli paragonava la psiche umana. Adesso io leggo proprio quello che lui disse proprio succintamente, e tenete presente, tenete davanti questa immagine dell'uovo cosmico. Al centro c'è l'io, questa luce che c'è al centro che vedete qua, è l'io. L'io cosciente, siamo noi, questa è la psiche di ognuno di noi, al centro del quale c'è l'io, che è la nostra la coscienza, la nostra consapevolezza. E poi questo uovo, vedete, è stato anche ben dipinto con questi colori, ha tre settori. Si comincia dal basso con i settori caldi, rosso, l'arancio, eccetera, che rappresentano l'inconscio inferiore, quello che lui chiamava la cantina, poi faremo anche un altro esempio. Quella della quale si è occupato particolarmente Freud, l'ha studiata in particolare questa, ed è la base di ogni cosa, ecco questa, chiaramente. L'inconscio inferiore, lui l'ha chiamato, che comprende le attività psichiche che presiedono alla vita organica, agli istinti primitivi, alle funzioni fisiologiche, anche ai sogni, che sono molto spesso inconsapevoli e fugaci. Poi al centro andiamo verso gli colori più spiritualizzati, verso il giallo, il verde. Il centro c'è l'inconscio medio, che è dove avviene l'elaborazione delle esperienze passate, la progettazione delle esperienze future,
La memoria è la sede della memoria, questo inconscio medio. In alto, con i colori indaco e violetto, è rappresentato invece l'inconscio transpersonale, cioè quello che va oltre il personale. E questa è la sede dell'intuizione, delle aspirazioni artistiche, l'ispirazione anche scientifiche e filosofiche, la sede della creatività, delle esperienze mistiche, dei poteri paranormali e del supernormale. In alto c'è la stella, ecco, vedete qua, che è il sé della psicologia moderna e che, per intenderci, è praticamente l'anima, cioè la nostra identità più profonda, e nella quale Assagioli assolutamente credeva. E questo uomo, quindi, questa è la visione della psiche dell'uomo. E lui riteneva, Assagioli, che fosse necessario evolvere tutti questi livelli, cioè curare naturalmente anche la parte istintiva, la parte inferiore istintiva e organica, diciamo, più primitiva, le funzioni fisiologiche, poi via via andando verso l'alto, curare e mettere a livello anche tutti gli altri aspetti, cioè quindi dal basso fino all'alto. Lui faceva, ecco, questo l'abbiamo visto, questo esempio è bellissimo, e anche lui faceva anche l'esempio dell'edificio. Parlava di un edificio, l'uomo lo paragonava, abbiamo visto all'inizio che lo paragonava a un albero, ma lo paragonava anche a un edificio, cioè diceva un edificio per stare in piedi deve avere le fondamenta, se no non regge, le fondamenta, le cantine. E questa era la parte indagata da Freud, lo dicevo prima, cioè l'inconscio inferiore, questa parte, però è fondamentale perché se questa non è a posto, se non regge, l'edificio crolla. Poi l'edificio ha anche tante stanze, tanti piani, dove pian piano la luce sempre di più, dove si vede sempre meglio, e poi anche un attico, l'attico in alto dove si vede il cielo, dove si vedono le stelle, il sole, e questo è il nostro inconscio superiore, e dove si arriva, come diceva Dante, a rivedere le stelle. Quindi tutto questo edificio può essere un paragone dell'uomo, della natura umana, della psiche dell'uomo. L'uovo, poi, questo grande uovo, è immerso nell'inconscio collettivo, che è un grande serbatoio di energia universale. Noi siamo in contatto con l'universo, non siamo delle creature isolate. E Assagioli ebbe tante esperienze di tipo spirituale. Sappiamo che era un cultore fin da ragazzo, che era un cultore anche di parapsicologia, di medianità. Lui partecipò alle sedute di Eusapia Palladino, la famosissima medium napoletana che è stata studiata un po' in tutta Europa e anche negli Stati Uniti andò. E quando morì il figlio, loro abitavano a Firenze dopo la guerra, sono andati con la moglie anche alle sedute di Roberto Setti del Cerchio Firenze 77. Lui non si rifiutava di fare queste cose. Alle sedute andava più per compiacere la moglie, che ci credeva molto, ma perché lui aveva già una visione dell'oltre molto molto precisa. Però andò e l'accompagnò perché la signora non si rassegnava alla morte del figlio e quindi voleva avere delle prove. Non si sa molto di questo, ma si sa per certo che lui è andato. Assagioli, dal canto suo, aveva avuto delle esperienze straordinarie. Adesso una ve la racconto così, un'esperienza in punto di morte, e cioè lui, qualche anno prima di morire, verso gli 80, lui morì a 86 anni, diciamo 8-10 anni prima, lui subì un'operazione, era fisicamente piuttosto fragile, non era un colosso, subì un'operazione alla prostata, come capita spesso agli uomini di una certa età, ed fu molto pesante questa operazione, tanto poi ebbe anche un attacco cardiaco, quindi praticamente andò in coma. E a questo coma assistettero parecchie persone, anche i suoi allievi che andarono e che mi hanno raccontato, anche persone che erano presenti a questa. E in questo coma aveva un coma agitato, non era tranquillo, e lo sentivano dire: no, 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 non lo voglio fare, non lo farò. Poi a un certo punto si calma e dice: va bene, lo farò. Poi si riprende dal coma e successivamente gli fu chiesto che cosa avesse visto e con chi stesse discutendo. Allora lui raccontò che aveva visto i maestri, due maestri tibetani, dei quali ci sono i ritratti nel suo studio.
E questi sono dei maestri, sarebbe un lunghissimo discorso. Qualcuno che ha sentito la mia chiacchierata su Madame Blavatsky forse si ricorda di questo. Madame Blavatsky è la fondatrice del movimento teosofico. Sappiamo che Cassagioli apparteneva alla società teosofica, che anzi aveva sede in casa sua, la sede della società teosofica a Roma era in casa sua. E alla base degli insegnamenti della società teosofica, ricevuti da Madame Blavatsky, c'erano appunto questi incontri con questi maestri di saggezza, con questi tibetani, e che praticamente le profusero, le dissero tutto quello che lei poi mise dentro la società teosofica, questi grandi maestri. Assaggioli era devotissimo a questi maestri, come vi ripeto, ne teneva i ritratti. E nel coma lui disse, dopo di avere visto il tibetano, questo maestro tibetano, due ce n'erano, uno in particolare, che gli aveva detto che avrebbe superato questa fase, avrebbe superato il coma, sarebbe ritornato in vita se avesse accettato di scrivere un libro, un altro libro. E lui non voleva, lui non aveva scritto mai libri praticamente, cioè lui teneva moltissime conferenze, e queste conferenze trascritte, registrate e trascritte, poi sono confluite in alcuni libri che sono stati raccolti. Lui, come libro scritto da cima a fondo, come libro su un tema, c'è solo questo sulla volontà, che è uno dei suoi ultimi testi pubblicati, ed è un testo molto originale. E allora lui nel coma disse di avere visto questi maestri che gli dicevano che se avesse accettato di scrivere un libro, lui avrebbe potuto ritornare sulla terra. E lui non aveva nessuna voglia di ritornare sulla terra. Lui disse che stava bene dov'era e che era certo, era già in contatto con questi livelli superiori di esistenza, e che quindi non desiderava ritornare. E però gli dissero che doveva farlo, che questo libro andava scritto, di qui la sua ribellione, che gli allievi, le persone, ho parlato con due o tre persone che erano presenti, che mi hanno detto: no, si ribellava, era agitata, no, 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 non lo voglio fare, no, no, no. Poi finalmente, ok, va bene, lo farò. E infatti lui si riprese dal coma e ha scritto questo libro sulla volontà, che è l'unico libro che sia stato scritto da uno psichiatra solo su questo tema, ed è uno dei frutti più importanti del suo pensiero, appunto, anche per avere accesso a tutte le cose che vi ho detto prima, questi atteggiamenti così positivi, così creativi. Occorre un esercizio sicuro e valido della volontà. Quindi lui ebbe anche questa esperienza in punto di morte molto importante, molto significativa, che dà anche diciamo, un significato, una credibilità alle sue credenze praticamente di tutta la vita. Qualcuno potrà dire se erano state fantasie, vatte alla pesca, questo chiaramente non lo potremo mai sapere, però fatto sta che l'esperienza è stata questa e che dopo il libro è stato scritto. Negli ultimi anni della sua vita, Assaggioli trovò anche gli allievi, trovò un gruppo, e questo successe dopo l'esperienza in punto di morte che vi ho raccontato, cioè proprio negli ultimi 8-10 anni della sua vita trovò gli allievi. E quindi gente giovane che ancora praticamente quasi tutta ancora attiva, che continua a portare avanti il suo discorso, e che poi questo discorso di Assaggioli si è suddiviso in tante correnti, perché la psicosintesi presenta tanti, tanti aspetti. Per esempio, c'è chi ha portato avanti anche il discorso meditativo. Per esempio, Assaggioli meditava sempre, era molto attento alla meditazione, che anche questa viene dall'Oriente, e con i suoi allievi meditava, insegnava loro a meditare, guidava lui delle meditazioni, ed era molto attento, diceva che questa pratica era veramente utile e importante. C'è chi ha portato avanti più il discorso terapeutico, naturalmente. Oppure c'è una mia amica di Bologna che è stata allieva di Assaggioli e che ha portato avanti il discorso della danza, nonché Assaggioli danzasse, però lei, siccome è una danzatrice, ha portato avanti il discorso delle danze meditative, e quindi ha portato avanti questo aspetto. E ce ne sono tantissimi altri aspetti che sono stati portati avanti da altri allievi, perché la psicosintesi si presta veramente a tantissimi utilizzi. Come dicevo all'inizio,
Assagioli è stato uno degli iniziatori della psicologia umanistica, che è quella che si occupa veramente proprio dell'essere umano, dell'evoluzione della personalità umana e anche della psicologia transpersonale, che è quella, il più recente ramo della psicologia, che si occupa appunto anche degli aspetti transpersonali, psicologici, esoterici, eccetera, eccetera. Assagioli spesso non viene citato, cioè il suo pensiero si è ritrovato da tante parti, perché è molto ampio, molto ricco. E mi ricordo che io, avendo constatato questo, nel lungo giro di interviste che io feci ai suoi allievi per scrivere il libro, a uno chiesi: ma che cosa direbbe Assagioli adesso se si rendesse conto che il suo pensiero ha ispirato tantissime correnti e che il più delle volte non viene citato? Non è che lui mi disse: guarda, Assagioli di sicuro ne sarebbe stato contento, perché lui diceva che l'importante era che il pensiero andasse avanti, che le idee buone andassero avanti. Poi che lui venisse citato o no, non aveva importanza. Cioè lui era completamente libero da ogni egocentrismo, da ogni personalismo, quindi quello che gli importava era andare avanti, promuovere l'evoluzione positiva della persona, la creazione appunto delle condizioni psicologiche e spirituali perché l'essere umano potesse progredire, e poi non importa che il suo pensiero fosse collegato a lui, l'importante è che andassero avanti le idee, quelle sì che sono eterne, che vanno avanti, non tanto le persone. Quindi anche questo grande gesto di generosità, di altruismo, di veramente di dedizione all'idea, di dedizione alla sua missione. Assagioli è vissuto appunto fino a 86 anni, alla fine era diventato abbastanza sordo, però lui diceva che andava bene così perché così ascoltava soltanto quello che gli piaceva di ascoltare. E in effetti raccontano quelli che sono stati presenti che aveva degli incontri, perché negli ultimi anni tantissimi andavano, volevano parlare con lui, lo volevano incontrare, e lui comunque incontrava e c'era sempre modo di intendersi, non c'erano mai fraintendimenti, ed era certamente la sua amorevolezza, la sua grande saggezza, la sua generosità e bontà che facevano di tutto, ecco, facevano quello che mancava forse negli ultimissimi tempi. Lui viaggiò anche molto, andò in America, fu chiamato spesso a portare avanti il suo pensiero, a creare altre sedi del suo istituto di psicosintesi. E quindi fu un uomo che ha viaggiato il mondo, insomma, ha viaggiato moltissimo anche fin da ragazzo, perché, come vi dicevo, avevo accennato al fatto che il padre, il marito della moglie, quello che gli ha fatto da padre, era un uomo benestante, per cui gli consentì sempre fin da ragazzo di fare molti viaggi, di andare a studiare all'estero. Quindi lui crebbe con una mentalità internazionale. E quindi anche questo è uno dei motivi per cui durante il fascismo, in quell'epoca lì, non era visto granché di buon occhio, perché aveva tutti questi contatti col mondo internazionale. Quindi un grande personaggio. Se riuscite a trovare i suoi libri oppure conferenze sue, se volete la biografia, non è per citarmi, ma è l'unica biografia di Assagioli che c'è, è edita dalle Mediterranee. Ed è stata pubblicata diverse volte, perché quando l'ho scritta, sarà 20 anni quasi, sono andata a presentarla in tutti gli istituti di psicosintesi che ci sono in Italia, perché è stata molto gradita appunto come un mezzo per conoscere Assagioli attraverso la biografia. Assagioli diceva, per esempio, che è molto benefico per tutti leggere le biografie, non si riferiva a se stesso naturalmente, diceva: è benefico per tutti leggere le biografie di grandi personaggi, perché queste biografie invitano a comportarsi a quel livello, danno dei buoni esempi, ti dicono: guarda che cosa si può fare nella vita, non bisogna perdere tempo, bisogna seguire il proprio istinto, bisogna coltivarsi, bisogna studiare, che era sempre stato il suo insegnamento. Quindi lui ha sempre detto questo. E quindi, fra l'altro, questo l'avevo saputo e sono stata tanto più contenta di scrivere la sua biografia, perché credo che leggere il modo in cui lui ha affrontato tutte le difficoltà, pensate, 2 guerre mondiali, è ebreo, e quindi gli chiudono l'istituto, lo può riaprire soltanto dopo più di 10 anni, quindi cambi di sede, ricominciare tutto da capo, perde l'unico figlio, insomma,
problemi di salute, non è che gli sono mancati i problemi nella vita, anche solo avere vissuto da adulto le due guerre mondiali, e nella prima essere stato anche in servizio militare, non è poco, quindi grandi interruzioni nella vita delle persone. Poi la situazione di ebreo, chiaramente, che ha creato altri problemi. E quindi non ha avuto, solo dire, sì, non ha avuto una vita facilissima, ecco, diciamo la verità. Però, appunto, è stato un uomo che è andato oltre a tutto questo, che fedele a una missione, fedele al suo pensiero, fedele a questo incarico che sentiva di indicare appunto all'essere umano il modo per evolversi, per crescere, indicare la necessità di farlo, di essere attenti alla propria personalità, alla propria evoluzione, questo al di là degli aspetti terapeutici, che questi non è compito mio indagare. Io invece mi sento molto vicina a questo suo discorso della terapia per le persone sane, perché lui aveva notato, come anche Jung aveva notato questo, che molto spesso le scontentezze, le insoddisfazioni delle persone derivano da non aver potuto, non essere stati capaci, di non aver avuto l'occasione di evolvere la propria personalità e di manifestare tutte le potenzialità che sono insite dentro di noi. E quindi c'è questo senso di scontentezza, la sensazione di non aver fatto abbastanza, di aver sprecato degli anni, se non addirittura la vita. Ecco, lui sollecitava le persone a non mettersi in questo atteggiamento e a cercare dentro se stessi la possibilità appunto di evolversi, di prendere coscienza di questo, perché a volte è sufficiente prenderne coscienza, posso fare di più, posso comportarmi meglio, nel senso di evolvermi meglio, rendere anche giustizia a me stesso, a quest'anima immortale nella quale lui credeva che mi è stata data e che attende solo di trovare il modo di manifestarsi e di dare il meglio, di contribuire alla società, alla vita della società nel modo in cui lui ha indicato. Appunto, in questa parabola che vi ho letto dei tre tagliapietre, cioè di essere contenti della posizione dove ci troviamo e lì di svolgere bene il nostro lavoro. Cioè, qualunque cosa si faccia, importante è farla bene, farla con coscienza, con onestà, cercando di aiutare gli altri, cercando di essere utili e questo avremo svolto bene il nostro compito. Quindi, secondo lui, non faceva, ed è giusto così, non faceva differenza tra il grande industriale, il grande professore, il grande artista e la persona più modesta, purché anche la persona modesta faccia bene il suo lavoro e ognuno deve farla bene, quindi andare avanti in questo modo. Un altro grande insegnamento che lui ha dato è quello del buon umore. Lui era una persona serena, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, era una persona molto serena e diceva, per esempio, tutto ve lo cito a memoria perché non so più dove possa essere nel libro, ho preso una nota ma forse non la trovo più. Diceva, se i nostri politici avessero del buon umore, sarebbe possibile evitare tante guerre. E questo è vero, se avessero dell'umore, dello spirito, dell'ironia e del buon umore, probabilmente, quindi non stessero tanto a pensare alle loro sedie, alle loro poltrone, a tante cose che possano influire appunto sul loro stato d'animo e sulla loro scontentezza, sul loro desiderio di rivalsa, sul loro desiderio di potere, ecco il buon umore, la semplicità, dice, si potrebbero evitare tante guerre. Come pure lui riferiva un pensiero di Truman, del presidente americano, l'aveva fatto suo, il quale a volte con gli ospiti andava sul balcone la sera prima di andare a letto, di notte, guardava il cielo stellato e diceva: io sono un piccolo essere che vive in un pianeta che è una parte di questa enorme galassia. Questa galassia fa parte di un infinito universo, altre galassie ci sono. E a questo punto diceva: adesso siamo abbastanza piccoli, possiamo andare a letto. Cioè il confronto con tra la nostra piccolezza e la grandezza dell'universo sterminato nel quale siamo immessi. Ci deve fare essere contenti, ecco, ci deve far sentire in qualche modo anche protetti e custoditi se tutto questo grande universo sta intorno a noi e ci sostiene. E quindi dobbiamo essere umili. Ecco, Truman dava questo insegnamento e Assagioli questa cosa la ripeteva spesso: essere contenti del proprio stato, essere umili,
evolversi, crescere, non stancarsi mai di imparare fino alla fine. Questo è il grande insegnamento di Assagioli, al di là delle terapie che lui poteva mettere in atto e che qualcuno certamente potrà trovare. Quindi il suo scopo ultimo è cambiare l'uomo, migliorare l'uomo, l'essere umano, il singolo, perché attraverso il singolo può migliorare tutta la società. Questo era il suo grande compito. Adesso qua ci sono delle domande, vedo se riesco a leggerle. Stanno guardando, buonasera, grazie. Stanno guardando, però domande non ne vedo. Si vede che è tutto chiaro allora, che non ci sono problemi, che è tutto chiaro. Io spero di esserlo stata. Io cerco, se possibile, di semplificare le cose al massimo in modo da renderle comprensibili, prima di tutto a me stessa, perché prima di raccontarle agli altri o di scriverle ho bisogno di chiarirle a me stessa e poi anche a chi mi ascolta o chi mi legge. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, vi ringrazio di essere stati in ascolto e sono molto contenta di fare queste dirette parlando di questi personaggi che amo molto e che mi fa piacere di presentare. Magari con quest'oretta di chiacchierata verrà voglia qualcuno di andare più a fondo, di leggere le opere delle persone, di leggere quello che hanno fatto più a fondo. Ma insomma, questi devono essere, li intendo come stimoli per andare un pochettino più a fondo, far sapere che esistono queste persone, che sono veramente delle guide per la nostra vita, se vogliamo. E anche a me piace dare le buone notizie ed essere di buon umore, come diceva Assagioli. Vi ringrazio, ci vedremo penso il mese prossimo con un altro di questi grandi iniziati. Adesso non abbiamo ancora deciso quali, comunque ce ne sono altri dei quali vogliamo occuparci. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci e alla prossima.